Amici di Irpinia News, parte Storie, la nuova rubrica promossa ed ideata dalla nostra redazione e dalla Gubitosa Editore. All'appuntamento settimanale parteciperanno personaggi noti, gente comune, che racconterà le loro toccanti storie che operano attivamente nel sociale. Primo protagonista del nostro primo appuntamento è Paolo Pagliuca, collaboratore tecnico dell'Avellino Calcio. Paolo, la tua vita scorreva regolarmente fino a che un giorno cosa è accaduto? Un giorno è accaduto che un gruppo di tosse mi ha costretto a ricoverarmi urgentemente in ospedale perché non riuscivo più a respirare. Dalle prime analisi subito si intravide che c'era qualcosa di grave e grazie ad un'amica ematologa che quella sera faceva servizio nel reparto di ematologia venne in pronto soccorso e mi fece fare delle ulteriori analisi e dopo un'ora venne e disse: Paolo, abbiamo scongiurato il rischio di leucemia, ma perché ti ammazzerei per come ti sei ridotto, per come sei arrivato in questo stato? E io dissi: ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, io sono venuto per un problema allo sterno, avevo dolori sia allo stomaco, era qualche mese che non stavo molto bene, però insomma mai ad immaginare un epilogo del genere. Poi di lì poi le varie biopsie al midollo, le varie biopsie al midollo osseo hanno riscontrato questa grave malattia che è abbastanza rara perché è molto aggressiva, perché io ero arrivato proprio al quarto stadio, un linfoma mantellare non Hodgkin's blastoide, appunto al quarto stadio. Mi disse subito il primario, dottor Cantore, mi disse: tu devi avere fiducia perché sono malattie molto gravi, però più sono gravi più le possiamo aggredire e quindi più c'è possibilità che riusciamo a risolverle. Fortunatamente così è stato, io sono qui a raccontarlo con molto piacere e sono onorato quindi di inaugurare anche questa serie della vostra redazione. E mi disse appunto: stai tranquillo che ne usciremo vittoriosi. E ho fatto il protocollo di terapia, le MaxiChop, cioè uno dei più aggressivi e più forti al mondo, e poi ho fatto il trapianto del midollo osseo, che adesso non è più così invasivo, è come se fosse una trasfusione in vari step, e per cui invito anche le persone a non essere così restie alla donazione del midollo osseo, perché si donano le cellule staminali in maniera tale che poi si possono evolvere per l'innesto del paziente malato. Quindi la donazione è importante e farà sicuramente parte della mia vita futura, della mia seconda vita. Senti Paolo, la ricerca ha fatto passi da gigante, però diciamo la verità, anche la tua famiglia ti ha dato il supporto di cui avevi bisogno. Mia moglie è stata eccezionale, anche mia figlia, sebbene piccolina relativamente, 18 anni, ha subito, diciamo, in silenzio e passivamente tutto l'evolversi della mia situazione. Mia moglie è stata bravissima perché si è dovuta improvvisamente da un giorno all'altro sobbarcare quelle che sono le responsabilità di un genitore, accudirmi e quindi venire in ospedale più volte, perché nel corso di 7 mesi sono stato ricoverato più volte, non solo per fare le chemi ma anche per... Quanti cicli di chemio? Ho fatto 6 cicli più uno di preparazione all'intervento, al trapianto, ogni 21 giorni. Però poi c'erano le cosiddette controindicazioni, cioè le reazioni che avevano veramente qualcosa di tremendo, dolori su dolori. Quindi ci è voluta una grande forza interiore. Sì, anche perché in una di queste reazioni sono stato addirittura lì per andare a fare un viaggio lungo, perché improvvisamente dalla sera alla mattina presi una broncopolmonite severa, quindi proprio preso per i capelli anche in quell'occasione. Perché le difese immunitarie erano molto basse.
Sì, allora il leuchemio purtroppo, poi avendo fatto questo circolo di terapie molto aggressive, molto, molto forti, le difese immunitarie venivano completamente azzerate, quindi sensibilissimo a qualsiasi tipo di situazione. Considera che io quando ho preso la broncopolmonite severa ero a casa, non ero uscito, quindi bastava un bacillo, un piccolo virus che davvero si poteva compromettere tutto. Fortunatamente la cosa è andata in maniera diversa, ma ripeto, mia moglie è stata una persona fantastica, perché come donna e come mamma e come insegnante, perché poi non ho dovuto tralasciare niente, si è sobbargata anche, poi la gestione ci ha dovuto anche supplire quelle che erano le mie mansioni all'interno della famiglia, quindi ha fatto anche da papà a mia figlia per quasi un anno, insomma. Io non ho parole al momento, insomma, le cose sembrano che si stiano in qualche modo ritornando alla normalità, non sarà mai la normalità, però insomma, per quanto sono grato alla medicina e a tutti i reparti dell'ematologia che mi sono stati vicini, devo essere ugualmente grato a mia moglie che, insomma, senza di lei non sarei qui oggi. Paolo, in questo percorso di vita tragico e doloroso ti sei avvicinato di più alla fede? Diciamo che ho avuto la possibilità di conoscere vari aspetti. Io ho un concetto un po' particolare dei preti, che insomma sono loro i testimoni e i messaggeri della Chiesa Cattolica. La fede è un'altra cosa, la fede significa riconoscere un ente supremo che in qualche modo ti sta vicino e che ti assiste. Io sì, sicuramente sono stato più attento ad alcune situazioni, anche perché molti amici, molte persone, anche sconosciute, mi hanno fatto arrivare, mi hanno fatto pervenire vari simboli della fede. Io ho un cassetto pieno di medagliette, rosari, immaginette, acque sante, insomma ne ho di tutti i colori e di tutti i gusti, che ovviamente hanno servito il loro scopo. Però indubbiamente quando sei tu nel letto dell'ospedale, sei solo col lenzuolo e col tuo cuscino, la preghiera scappa come scappa la lacrima, insomma. Senti Paolo, i social ti hanno aiutato in questo percorso, ti sei sentito attorniato di persone, ecco, come dicevi prima, anche da sconosciuti che hanno in qualche modo anche testimoniato le loro di esperienze, visto che sei entrato a far parte di un gruppo, appunto, come si chiama questo gruppo? Forza Paolo Pagliuca, tu sei il cuore della linea. Questo è Pasquale Borriello che l'ha voluto costruire e quindi ha fatto in maniera tale che la divulgazione delle notizie del mio diario fosse reso pubblico. E anche ai tanti gruppi dell'AIL che esistono in rete, oltre a questo anche la Curva Sud ti ha dato sempre manforte. Allora, per i ragazzi della Curva Sud c'è un capitolo a parte, una cosa particolare, perché dal primo momento mi sono stati vicino e non penso solamente perché faccio parte dell'Avellino, è perché attraverso questa divisa, questa maglia, io sono riuscito in qualche modo ad essere il simbolo di una rinascita, di una lotta che veniva anche cacciando fuori gli artigli e le zanne, quindi da lupo vero, da lupo d'Irpinia. E i ragazzi della Curva Sud mi sono sempre stati vicino. Io non potrò mai dimenticare una partita a marzo, quando avevo già fatto due o tre cicli di terapie, che ebbi la forza di venire allo stadio e di venire nella panchina aggiuntiva, e c'erano 7.000 persone che gridavano il mio nome e dicevano salta con noi. Io ce l'ho sempre nel cuore, ogni volta che ricordo questo momento mi viene un po' il magone, perché 7.000 persone che ti guardano, che ti applaudono e che ti danno una forza smisurata. Ecco, c'è stato Fiore Cantelmo, il cardiologo, che ha detto: Paolo, tu non hai idea delle endorfine che hai potuto produrre in quel momento, che ti hanno dato sicuramente una mano.
ma al di là delle endorfine comunque mi sono sempre stati vicino. E io ancora oggi, con la messaggistica dei social, con i quali appunto ho potuto partecipare, condividere, relazionarmi con queste persone anche sconosciuti dalla Thailandia, dalla Venezuela, dalla Svizzera, da tutto il mondo, io ho potuto in qualche modo condividere, è come se io avessi diviso il mio dolore e l'avessi partecipato. Molti si sono riconosciuti in questa sofferenza, e qualcuno mi ha detto: io ho vissuto come te i tuoi momenti, solo che io ho ancora questi problemi, insomma, e poi ero io a dare forza agli altri. Senti Paolo, presto la tua storia sarà pubblicata, ci vuoi raccontare in che modo? Allora, io ho raccolto i miei pensieri in una sorta di diario, ma era più che altro per comunicare ai più quello che io stavo vivendo, quello che erano le mie evoluzioni, tra virgolette, insomma, fino al punto di che molti mi hanno detto: perché non lo scrivi, perché così partecipi e rendi pubblico quello che è la sofferenza, così c'è più sensibilità a questa problematica. E quindi mi hanno convinto, e quindi tra non molto ci sarà questo libro che sarà pubblicato, i cui i miei proventi andranno completamente in beneficenza all'AIL, appunto per contribuire alla ricerca, perché è lungi da me dal lucrare da questa situazione, anche se qualcuno poi aveva detto che io avevo spettacolarizzato la mia malattia per farmene una sorta di popolarità. Quindi diciamo che c'è chi ha condiviso e chi non ha condiviso, però insomma ci sono modi diversi di parlare. Poi bisogna trovarsi nelle situazioni prima di esprimere giudizi del genere. Vabbè, ognuno ha la propria coscienza. Io dico che sicuramente ci sono esperienze ed esperienze. Può darsi pure che le esperienze di queste persone siano state più cruente, e quindi con un epiloghi diversi, e quindi c'è in qualche modo la rabbia ancora di non poter condividere una gioia, però dico sempre che aiutare significa in qualche modo anche condividere quello che uno prova, in maniera tale che chi poi subisce è pronto, perché già sa. Paolo, noi ti facciamo un augurio di cuore, un grande in bocca al lupo, e guardando la telecamera ti chiediamo di lanciare un messaggio alle persone che come te stanno vivendo dei periodi tristi, tetri e dolorosi. Io dico a queste persone che di non perdere la speranza, perché io sono la prova che ce la si può fare, che si può vincere, grazie alla ricerca, grazie all'impegno, grazie alla vicinanza delle persone che in qualche modo ti sorreggono e ti sono vicine con l'affetto e con tutto l'amore possibile. Io sono la testimonianza che si può vincere, però occorre grande forza di volontà, e io dico semplicemente di non perdere la speranza, di continuare a lottare, perché la speranza è vero che è l'ultima a morire, però io dico sempre che il bastardo, tra virgolette, si può prendere il nostro corpo, ma non si prenderà mai la nostra anima e la nostra mente. Noi dobbiamo dare voce a chi non ha voce, a chi anche non ha la forza di urlare per potersi ribellare e poter vincere battaglie che diventano guerre.